Ciao a tutti raga e ben ritrovati in questo terzo episodio della mappa dalla A alla Z. Allora, continuiamo dalla lettera Q, ovvero di quiz. Q di quiz. Allora, questo è un quiz. Qual è l'ID di questo blocco? Oh, giusto, qual è l'ID di questo blocco? Allora, Oakwood, poi log, wood, tree log, oak log. Bella domanda. Allora, io potrei dire, allora, quercia, quindi log e tronco, tronco di quercia, oak log. No, ho failato, perfetto, e quindi? Oak wood, no, log, tree log, forse solo log, vediamo un po'. Ebbene sì. Domanda numero 2. Quando fu rilasciata la 1.8? E chi si ricorda? Tanto tempo fa, il 15 giugno 2014, il 18 agosto 2014, il 3 luglio 2014, oppure il 2 settembre 2014. Giusto. Non mi ricordo, cos'era, tipo estate, boh, una roba così. 18 agosto? Ma anche no. Questo è un qui. Ah, ok, ma quindi bisogna rifare tutto? Sì, bisogna rifare. E abbiamo detto 18 agosto, no. Se faccio tanto tempo fa, penso che morirò brutalmente. Sì, morirò brutalmente. Allora, facciamo di nuovo log. E allora che cavolo? Proviamo, no, luglio? No, mi sembra di no. Forse settembre. Vediamo un po'. Oh, sì, era giusta. Domanda numero 3. Nel codice quale è il materiale, tool material, quindi il materiale dello strumento per gli strumenti di diamante, il tool material, hard tools, steel tools, emerald tools, diamond tools, obsidian tools. Escluderei obsidian, cioè gli strumenti di diamante sono fatti di diamante, quindi il suo praticamente dice nel codice dovrebbe essere Diamond Tools. Mi sembra un po' banale, però potrebbe essere anche ingannevole come domanda. Proviamo Diamond Tools. E invece no, era sbagliata. Ok, era sbagliata. Quindi questo era questo. Ok, non lo so. Hard Tools, forse Hard Tools, perché sono quelli più duri, resistenti. No, bene, sono ignorantissimo. Ok, allora, boom. Steel no. Steel è acciaio. Emerald mi sembra strano. Obsidian. Boh, proviamo Emerald. Boh, vado a esclusione tra Obsidian e Emerald. Proviamo un po'. No, era giusto. Emerald Tools? Cioè, gli strumenti fatti di diamante? Serio? Vabbè. Con cosa fu registrato il suono, il rumore che fanno i ghast? Se non sbaglio era un gatto. Comunque, cosa abbiamo? Un bambino, un gatto, un uccello, un gioco diverso, oppure C418. Direi no, mi sembra un gatto. Non vorrei dire una minchiata, però infatti era giusto, ok. Quanto è alto questo blocco? Quanto è alto questo blocco? Allora, questo blocco, se non sbaglio, il muretto e le staccionate sono alti un blocco e qualcosa. Sì, un blocco e qualcosa. Qua cosa dice? Due blocchi no sicuro, un blocco neanche, un blocco e uno, un blocco e mezzo, oppure 0.9. direi tra un blocco e uno, un blocco e mezzo. Sono più propenso per rispondere un blocco e mezzo. Vai, proviamo. Era giusto, sì, grande. Allora, domanda numero 6. Qual è l'altezza, diciamo, massima, più alta, non si può dire, qual è l'altezza massima che un tronco di albero può raggiungere? Escludendo, credo, quelli della giungla. Però uno. Penso significhi un blocco. 30 blocchi mi sembra eccessivo. 25, 15, 20, 7 blocchi no. Sono indeciso tra, diciamo, 15 e 20. Proviamo 15. No, però attenzione, un blocco.
un tronco che puoi raggiungere, però non è detto se una fila sola oppure quattro tronchi insieme. Vabbè, proviamo 20, proviamo 20. No, era sbagliato. 15 no, mi sembra troppo piccolo. Ah, devo rifare tutto, giusto. Allora, 2 settembre, Emerald Tools, un gatto, un blocco e mezzo. Ora mi dovrò anche ricordare tutte le risposte. Quindi abbiamo detto 15 no. Facciamo 25? 25. No, era sbagliata. Ma quindi, boh, proviamo 30. Potrebbe essere, perché in effetti quanto può raggiungere di altezza. Oh, era giusto. Ok, era 30 allora, ok. Allora, cosa successe quando l'incantesimo Frostwalker fu aggiunto la prima volta? Allora, il player soffocava. Il raggio era ampio 50 blocchi. Il ghiaccio non si scioglieva. Il ghiaccio normale spawnava e il gioco crashava. Sinceramente non mi ricordo perché non ho giocato tanto agli snapshot. Però potrei azzardare. Il gioco crashava? No, mi sembra una cosa. Boh, no. Il ghiaccio normale spawnava. Il player soffocava, forse questo? No, è sbagliata. E allora, boh, cosa facciamo? Proviamo il ghiaccio non si scioglieva? Ed era giusta, sì. Allora, domanda numero 8. Cosa venne generato all'interno delle navi dell'End? Ok, anche lì sono abbastanza ignorante, quindi elitra, blocchi di diamante, libri, beacons oppure uova di drago. Vorrei tirare un po' a indovinare, ma se non ricordo male c'erano i beacons. Proviamo? Se non ricordo male. Oh, era giusta! Ti sei divertito a fare questo qua? Sì. Vabbè, dai, rispondiamo sì, mi sembra giusto così. Vai. Infatti era giusta, almeno quella. Ok, siamo andati avanti. Allora, R di rotaie. Bene, che cosa abbiamo qua? Abbiamo un buco, poi una cassa con un carrello. E quindi direi, mettiamo il carrello qua sopra. E si apre qui, bene. Qua c'è una crafting table. Qua c'è un'altra rotaia attivatrice. Qua che cosa abbiamo? Roba. Quindi se il pistone viene tirato, qua si aprirà un passaggio per metterci una rotaia, immagino. E un carrello. Ok, però il carrello lo mettiamo qua. Ok. Ah, qua abbiamo un bottone iron. Bene. Allora, immagino che. E infatti, immaginavo che dobbiamo craftarci. Ci craftiamo un bel carrello da miniera, lo piazziamo qua e sfruttiamo questo strano bug, che rimaniamo tipo, cioè non rimaniamo incastrati nel vetro, ma possiamo attraversarlo tranquillamente. Ok, possiamo andare avanti, bottone. Oh, S di scheletri e silverfish. Bene. Allora, che cosa dice qua? Distruggi tutti gli spawner e trova la strada. Abbiamo un'armatura, la usiamo. Abbiamo una spada. Oh, oh, oh. Vai, 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 vai. Vai, 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 distruggi gli spawner. Come nella Shards of the Void. Distruggi gli spawner. No, c'è uno scheletro che vorrei uccidere, magari. Prima che inizino a spawnarne altri. Ok. Ok. Abbiamo distrutto tutto? Sì. Poi c'è un cartello. Cosa dice? Errore. Area bloccata. Errore. Distruggere blockage. Vediamo un po', non posso distruggere niente? No, perché? No, non posso. Proviamo con l'altro, piccone di ferro. Vediamo un po'. Oh! Oh, silverfish! Via! Ok, andiamo avanti. Altri silverfish, immaginavo. Oh, ma non riesco a beccarli. Dai, dai, dai! Oh, ma che cavolo di hitbox avete? Allora, altro silverfish e si va avanti. Perfetto. Che cosa c'è qua? Ci sono delle teste di scheletri. Ben fatto, la minaccia è stata terminata. Ritorniamo al test. Va bene, premiamo il bottone. E dove siamo? Allora, questo test è semplice. Premi il bottone.
Vabbè, mi fa un po' paura, ma va bene. Ok. Perché sono morto? Ma scherzi? Non ci credo, ci sei cascato. Premilo di nuovo. Ok. Ma che comportazione è questa? Allora, ci sei cascato di nuovo, veramente? Premilo, non ti farò più sorprese, promesso. Ok. Ma dai, l'avevi promesso, non si fa così. Premilo, credimi. Sì, ti stai divertendo. Bravo, ok. Siamo in un'area per far... Ok, leva. Questo è un vero test. Eh sì, sai, mi hai trollato fino adesso. Abbiamo una leva. E la mettiamo qua. Ok, qua c'è un bottone, lo premiamo. Esplode la parete. Vai. Boom! E si va avanti. Ok. Cosa c'è qui? Ben fatto. Ok, andiamo avanti. Via. No, dai. Ma perché? Ci sei cascato di nuovo? Non ci posso credere. Io non ci posso credere. Andiamo avanti. Oh. Che trollone. Ma... Mi è venuto in mente una cosa, ma era la T? T di troll. Ora mi è venuto in mente quando ho detto trollone. Era la T perché eravamo a rail, quindi E ora siamo alla lettera U, quindi era troll. Che infame! Allora, cosa abbiamo qua? U di underground. Giustamente, qua c'è una vecchia miniera test. Che cosa c'è qua? Oh, bisogna lanciarsi nell'acqua? Vai! Buttati gioco! Sei ancora vivo? Sì, perfetto. Benvenuto nel Villager Inc. Testing Labs, ok, dal 1932, quindi questi sono laboratori di Villici. Test Cryo Storage, ok. Cosa abbiamo qua? Core Project, 45% completo. Le Lasers B-War, ah, carino. Poi, Observation Room, Company of the Year, 1935. Poi, qua cosa c'è? Oh, c'è una leva. Boom. Leva 1 attivata. Oh. Anche qua c'è un'altra leva. Che cosa? Ah, il cancelletto. Ok, qua c'è dell'altro però, vediamo un po'. C'è una scalinata, qua c'è un cancello. Villager Inc. Security Door. Andiamo a vedere che cosa c'è là sopra. Abbiamo attivato una leva, anzi due in realtà. E qua sopra, qua sopra. Oh! Best Science Company 1946. Oh, altra leva attivata, ebbene. Porta aperta, perfetto. Quindi immagino quella. Questa qua, sì, bene. Alla grande. Vediamo qua dove siamo. Dove siamo? Che cosa c'è qui? Core Project, rischedulato per il 2034. Va bene. Allora, teletrasporto di emergenza. Beh, direi di premere la leva. Oh, bene. V di Villici. Ok, molto bene. Abbiamo degli oggetti. Abbiamo una crafting table, un bottone reset se rimani bloccato. E quindi scambiare oggetti. Bene. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo diverse cose. Non tantissime, in effetti. Quindi. Ah, ok. Nessun pezzo di terracotta blu questa volta. Allora, iniziamo a fare allora un po' di scambi, no? Giusto? Uno stecchino per 5 pezzi di 5 pietre. Ah, un pezzo di terra per 2 alberi. Ok. A te, ok, tu mi darai due pezzi di... mi darai dei pezzi di quercia. Quindi abbiamo bisogno di uno smeraldo. Quindi dovremo fare un bottone da mettere là. Ok. Ok, allora, craftiamo qualche stecchino. Ci facciamo un'ascia di pietra da scambiare. Vediamo un po' chi la scambiava. Sì, lui. Per 3 stecchini. Ok, una volta presi questi 3 stecchini... Che cosa possiamo scambiare? Allora, ci facciamo una pala per farci dare uno smeraldo. Una pala di legno, se non sbaglio. Ok. Bene.
Andiamo da lui, ci prendiamo lo smeraldo. Però cosa ci servirà lo smeraldo? Niente. Ah sì, attenzione! Oh, che bello! Tantissimi pulsanti di pietra. Oh, grazie. Magari non così tanti, ecco. Ok, ho capito. Va bene. Mettiamo il pulsante qua, lo premiamo. Lo premiamo? Sì, lo premiamo. Ok. Ah, ok. W di acqua. Quindi, ragazzi, per questo episodio è tutto. Immagino che siamo arrivati quasi alla fine perché siamo alla lettera W. E nient'altro, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!